Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo speciale 10.000 iscritti, un video che spero vi piaccia. Oggi andremo qua a rispondere alle vostre domande. Qui siamo qui con mio fratello, vi presento. Mi chiamo Tommaso, ho 13 anni. E niente, andiamo a prendere le domande, quelle lì che diciamo alla quale posso rispondere sia io che per l'appunto Tommy. Senza perderci in chiacchiere, raga, io inizierei subito e darei la linea al Dalde del futuro. Preferiresti vivere senza socializzare o uccidere il tuo cane? Allora, io sicuramente sceglierei, se proprio devo scegliere, sceglierei lì di, non lo so, restare tutta la vita senza socializzare, perché alla fine c'è gente che abita da sola in mezzo ai boschi, quindi alla fine non è che sia una delle cose peggiori, anche perché uccidere il mio cane anche no. Anche io. Cosa vorresti fare da grande? A me piacerebbe fare il biologo marino, quindi questa qui è la mia più grande passione, fare da grande il biologo marino, andare a esplorare, fare cose così, andare a fare missioni in Antartide. Invece vorrei fare o il medico o se no il dottore. Domanda della vita, Mac o Burger? Non lo so, McDonald's o Burger King, penso Burger King perché forse ce l'ho un pochino migliore, non lo so, patatine più buone. Io Mac. Il giorno più bello della tua vita? Beh, un giorno di preciso non c'è stato, però possiamo dire che sono veramente rimasto felice quando sono passato il primo superiore, perché era una soddisfazione enorme passare con l'otto, quindi non è male. E poi anche ovviamente 10.000 iscritti, che raga, li aspettavo da troppo tempo. Invece il mio giorno è stato quando sono nato. Pizza o sushi? Ah, io sicuramente sushi, tutta la vita. E anche sushi. Diverso sushi. Che scuola fai? Io frequento l'Istituto Biotecnologico Monna Agnese, dove si studiano biotecnologie ambientali. Roba difficile. Io invece faccio terza media alla San Bernardino. Preferiresti perdere due persone importanti o tutti i tuoi soldi? Tutti i miei soldi, tutta la vita, ovviamente. Anche poi si rifanno. Anche io, perché le persone è difficile perdere. Il cibo preferito? Cibo preferito, sushi, possibilmente pizza. Pasta al pesto. Io sushi e hamburger. Sei mai stato bullizzato? Direi di no, anche perché, cioè, io neanche, perché sono più alto di tutti dei miei amici, quindi nessuno mi tocca. Vai d'accordo con tuo fratello? Sì, certo, tutti i giorni. Qual è il tuo youtuber preferito? Ciao Mattia. E il mio youtuber preferito in realtà non ce n'è uno in particolare, cioè ne seguo diversi perché hanno diversi format, quindi boh, e devo scegliere uno. Seguo veramente da tantissimo tempo Stepney, quindi sì, mi piace. A me piace Federic, che porta Pokémon, e anche Ciccio Gamer, che porta Pokémon e Fortnite. Hai mai avuto una ragazza? Quante ne hai avute? Chi ha tradito prima, tu o loro? Sì, ho avuto delle ragazze, ora non ne ho, sono single. Ho avuto 3 ragazze in totale, quella più importante durava 7 mesi, la relazione, tradire, no, diciamo, si parla più di pausa. Io invece ne ho avute 5, 2 all'asilo, una alle elementari e 2 alle medie, e ora sono single. Zitto. Che squadra tifi? Io tifavo, in realtà tifavo o il Siena, perché andavo a vedere comunque le partite, oppure la Fiorentina, ma adesso in questo momento non tifo nessuna squadra. Io invece Siena e Fiorentina. Hai mai fatto un viaggio? Dove? Sì, ho fatto un viaggio di prima superiore e sono andato in Francia, più di preciso a Tolosa, per uno scambio culturale, quindi della scuola. Sono andato a vivere in casa di un francese per ben una settimana. Io invece non ho viaggiato da nessuna parte in altri luoghi stranieri, ma
sono andato tipo nelle Alpi e proprio così. Cucini più tu oppure la tua famiglia? Beh, sicuramente la mia famiglia. Poi ogni tanto cucino anch'io, soprattutto durante la quarantena ho cucinato un bel po' io. E niente. Cucina la mia famiglia io non cucino mai, perché non sono buono. Scegli Monster o Red Bull? Tutta la vita Red Bull. A me invece non piace nessuno dei due. Preferisco la Coca-Cola. Il giorno più brutto della tua vita? Fortunatamente per ora non ce ne sono stati di giorni più brutti della mia vita. Forse quando mi sono lasciato l'ultima volta, sì, mi è dispiaciuto, però poi alla fine si è avanti, quindi per ora mi ritengo fortunato. Io invece il mio giorno più brutto della mia vita è stato, per ora, è stato quando sono andato in piscina e c'era una grata arrugginita, il piede mi è sprofondato e mi sono tagliato, mi hanno messo 14 punti. Come va col cane? Benissimo, benissimo. Bene. Ma tu mi ami? No, ma perché devo rispondere anch'io? Non lo so, io non lo amo. Allora, andiamo, vai avanti. Ti piacciono le moto? Sì, mi piacciono le moto e mi piacerebbe poterne guidare una, ma non ho avuto voglia di prendere il patentino, lo so, sono proprio un cazzone. A me fin da piccino mi sono sempre piaciuto. Sei mai stato bocciato? No, non sono mai stato bocciato, per niente. Io neanche, spero anche quest'anno. Hai fratelli o sorelle? Sì. Play o PC? Pur streamando da PS da praticamente da quando ho iniziato, dico che preferisco il PC perché ci può fare molte più cose. Io giocando da Nintendo, però preferisco il PC. Quanti anni hai? Ho 17 anni, compiuto il 4 ottobre. Io 13 e le compio il 15 gennaio, quindi tra 3 mesi. In che città abiti? Abito a Siena. A Siena. Scegli tra mangiare merda o morire? Sicuramente mangiarti, quindi mangiare merda. Ma Tommy dov'è? È andato via? Sì, è andato via. Va bene, allora sappi che ho delle domande per te. Sei pronto a rispondere? Va bene, vai, rispondiamo. Cosa ti ha fatto venire in mente di fare YouTube? Ma in realtà mi è sempre piaciuto fin da piccino fare, diciamo, lo YouTuber, quindi sì, mi è piaciuto e ho iniziato. Abbiamo creato un canale io e il mio migliore amico, lui ovviamente ha lasciato subito e l'ho portato avanti fino a, 10k. I tuoi amici ti danno altri soprannomi a parte Dadde? Ma in realtà sì, mi chiamano Davi, Dadde, Dado, Davidino, Daddino. Quello più importante però è Daddy, perché sì, Daddy è il soprannome che mi ha dato e che mi dà mio migliore amico, con la quale per l'appunto abbiamo iniziato questa carriera su YouTube, che purtroppo l'ho abbandonato subito. Poi magari un giorno ve lo farò anche conoscere. Qual è il video più cringe del tuo canale? Il mio video più cringe secondo me è stato quello lì dove ho utilizzato la skin più rara di Fortnite, che da 1000 euro alla nostra Galaxy, regà. Cosa ne pensi degli youtuber che fanno i video in fretta con contenuti copiati, si prendono soldi e non cagano i fan? Beh, non dovrebbero fare, diciamo, questo passatempo barra lavoro, perché segno evidente, se fanno contenuti fake vuol dire che lo fanno solamente per i soldi, e soprattutto se lo fanno al discapito dei loro fan, raga. Cioè, chi non ama i fan non può fare questa specie di lavoro o comunque questa specie di passatempo. Perché ti chiami Dadde Domi? Mi chiamo Dadde Domi perché Dadde deriva da Dadde, che è il mio nome. E invece Domi deriva da Dominati, che è il mio cognome. Quindi Dadde Domi, Davide Dominati. Continuerai a portare salve al mondo oppure cambierai? Continuerò per ora a portare salve al mondo e live di Give. Ovviamente purtroppo ho dovuto portarle meno spesso le live, perché purtroppo, lo sapete, io non duplico, quindi è questo il fatto. E comunque sì, cambierò anche, fa bene cambiare, quindi aspettate un cambiamento nel canale magari tra qualche mese. Cosa avresti fatto se non lo youtuber? Qualche sogno nel cassetto? L'avevo già detto prima insieme a Tommy, mi piacerebbe fare il biologo marino,
che è difficile, ci vuole tanto studio, però per ora YouTube magari. Cosa fai se incontri un fan per strada? Eh beh, ovviamente foto assicurata e ci salutiamo come beh si deve. Magari se è anche un po' più grande gli offro un caffè oppure gli offro qualcosa al bar e niente. Hai mai pensato di abbandonare YouTube? Sì, ho pensato circa 2-3 volte abbandonare YouTube, ma raga, però pensando a tutto il lavoro che ci ho passato dietro dico sempre no. Che cosa fai, Daddy? Cioè, perché dovresti farlo? Cioè, delle persone che ti seguono, 10.000 persone si sono iscritte per un motivo. Quindi penso di comunque di non pensarci più e di andare avanti fino alla fine. Meglio Battle Royale o Salva il Mondo? Sicuramente preferisco Battaglia Reale, raga. Sono cresciuto giocando a Battaglia Reale. Salva il Mondo è stata una cosa nuova negli ultimi mesi. Quindi, raga, sinceramente preferisco Battaglia Reale anche perché mi piace vedervi divertire nei miei server. Hai mai pensato di non portare più Fortnite, visto che molte persone si iscrivono per le skin e per give? Sì, in realtà ho pensato di portare anche altre cose. Infatti ho portato Among Us, Fall Guys, Minecraft, una serie. Purtroppo, ragazzi, è terminata perché non ho avuto il supporto abbastanza. E ho portato, o almeno voglio portare una serie di spacchettamenti Pokémon. Quindi ragazzi, mi raccomando, portatela su quella serie. Quindi ragazzi, sto cercando di veramente portare tante cose. E comunque la mia opinione è: chi si iscrive solamente per le armi o per le skin, per me non sono veri fan. Con chi ti piacerebbe collaborare su YouTube? Ma in realtà non lo so. Cioè, mi piacerebbe collaborare con qualcuno che sia capace di fare una collaborazione, altrimenti tranquillamente vado avanti da solo come ho sempre fatto. E niente ragazzi, questo speciale 10.000 iscritti è finito qua. Spero vivamente vi sia piaciuto questo mini video. E niente, ci vediamo alla prossima live. Mi raccomando, tanti bei pollicioni all'insù. E ricordatevi di iscrivervi al canale. Presto arriveranno anche le live con Tommy, quindi sarà partecipe con me nella webcam, lo vedrete anche a lui se lo volete, quindi mi raccomando un like se volete nelle live. E niente, noi ci vediamo nella prossima live, nel prossimo video. Da Dadde e Tommy è tutto, bella ragazzi.